Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì, letto, leggendo e leggerò, il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi racconto cosa ho letto, cosa sto leggendo e cosa leggerò. Questo è uno dei miei format più rilassati in cui semplicemente ci facciamo una chiacchierata, ma vi consiglio di andare a vedere quelli molto più lavorati come gli un po' di, i tutto su oppure anche le operazioni sull'opera lirica. Ultima cosa prima di iniziare, vi chiederei di iscrivervi al canale se vi piacciono i libri o l'opera lirica e lasciare un mi piace, un commentino in cui possiamo chiacchierare delle vostre letture, non solo delle mie. Iniziamo! Ho finalmente finito Il Giardino Segreto, questo straordinario volume della Mina Lima, che è sempre, come vi avevo detto, la casa di grafica che ha lavorato anche a Harry Potter. Questo libro è molto bello proprio com'è graficamente, forse la bellezza di tutto il contorno mi ha reso molto più piacevole il libro, che alla fine rimane un classico ma per bambini. Le settimane scorse vi avevo detto che vi avrei raccontato cosa manca nei film e la cosa fondamentale che ho trovato è che manca un personaggio, la madre di Marta e Deacon, dei ragazzi molto poveri. Marta è la cameriera della protagonista Mary e Deacon è il migliore amico di Mary, quindi la madre di questi due ragazzi, che ha tantissimi altri figli, sfama tutti questi ragazzini e tutto il resto, è l'unica figura materna all'interno del libro, perché Mary, la protagonista, è completamente orfana. Il cugino Colin ha perso la mamma, ma il papà comunque non gli dà nessuna attenzione. E la mamma di Deacon e Mary è l'unica persona che dia un po' di amore materno a questi ragazzi, perché Mary aveva una madre che non la calcolava minimamente, mentre Colin la perde proprio quando nasce, quindi lui non l'ha neanche mai conosciuta. Il libro è molto bello, ma lo consiglierei tra i 10 e i 14 anni, oltre forse è un po' troppo retorico e scontato. Cosa sto leggendo? Finalmente ho iniziato Figure di Falcinelli e sto continuando Il teorema del pappagallo. Iniziamo da Falcinelli. Nel primo capitolo parliamo del centro, perché è molto importante nella composizione il centro. Centro viene dalla parola greca kentron, ossia aculeo del compasso, quello che si infigge in un punto intorno a cui si delimita la circonferenza, e non ne avevo la più pallida idea. Mi piace questa cosa di scoprire l'etimologia delle parole attraverso vari libri. Da sole le etimologie di solito mi annoiano, ma scoprirlo così mi è piaciuto perché dà molto di più il contesto della parola. E non ci sarei mai arrivata che era il centro del compasso. Il teorema del pappagallo. Stiamo iniziando questa piccola rubrica in cui vi do qualche chicca. Oggi parliamo della parola zero. In generale a scuola a me era stato insegnato che zero era un numero che veniva dagli arabi, ma non è che l'hanno inventato gli arabi. Noi l'abbiamo preso da loro, che lo chiamavano sunya. Ma questa parola viene in realtà dal sanscrito, che vuol dire vuoto, perché dal sanscrito ne parliamo la prossima settimana. Cosa leggerò? Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda. Prima cosa, è molto breve, quindi probabilmente lo inizierò prima di finire questi due. Poi adoro il film La gabbianella e il gatto, da cui è tratto, quindi non vedo l'ora di leggerlo, anche se so già tutta la storia. Vi faccio la solita domanda di fine video ed è: voi riuscite a leggere più libri in contemporanea? Parliamone nei commenti. Ora vi posso soltanto augurare buona lettura!